È il momento della verità. Berruti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20:05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Lester Kamei, secondo. Johnson e Norton sono crollati. Il francese Seyé, terzo, sembra in ammirazione di un prodigio. E Berruti è se stesso anche nel successo, come inconsapevole di aver fermato il tempo in un limite estremo. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, un italiano vince una gara di velocità. Delle 13 medaglie d'oro conquistate dall'Italia, questa è forse la più preziosa.